Quando Adamo desiderò Eva da una costola rimediò Eva, ma purtroppo si rivelò Eva alquanto coquetto. Col serpente chi civettò Eva, e la mela chi la mangiò Eva, tutti i guai chi li originò Eva, e lui non fiatò. Si salvi chi può. Eva, 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 Eva. Il marito da risvegliar Eva, sì, il marito da coccolar Eva, sì, il marito da sopportar Eva, sì, perciò non fiatar. Il re sole chi lo infiammò Eva, barba blu chi la fascinò Eva, e Petrarca chi lo turbò Eva, c'è poco da fare. Ogni Adamo è usato di già. Eva, 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 Eva. Deliziose, meravigliose. Beh, che è successo? Incantevoli, divine. Se ironia è così sottile che non la capisco, eh. No, 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 è perché è l'ultima trasmissione e veramente, ecco, io non ho il coraggio di infierire ancora contro le donne. Stimiamoci. Vogliamoci bene. Amiamoci. Uè, questa cosa non mi piace niente, eh. A lei l'amore me la stima. L'amore è fatto anche di stima. Beh, comunque, guarda, siccome è l'ultima trasmissione e tu sei così ben disposto, noi ti concediamo una tregua, vero? Se tutto deve finire ad abbraccio, anche noi ammettiamo che l'uomo in fondo... Donna si sente viva, lo deve all'uomo. Se oggi sarei non è, domani sarei in serata. Ma cosa c'entra? Ma tu che ci sciogli lingua, bisogna che le dopri al momento giusto, perché sennò che vuol dire? Ma hai sentito, se oggi... Hai ragione, hai ragione. Deliziosa creatura, hai ragione. Sbaglia quanto vuoi, questa sera tutto è possibile. E viva le donne, tutte le donne. Ma però fate eccezione delle suocere, perché quella è una categoria a parte. Un momento, questo... scusa, allora noi escludiamo i suoceri. Ecco. I suoceri, sì. So come, vuoi mettere i suoceri con le suocere? No, vabbè, pazienza. Un po' di serenità, sono le suocere che martirizzano regolarmente i poveri mariti. Perché sto poveri? Sentila qua, venera di Milo, sentila, villana, che creatura maleduca, brutte! Insomma, io sono arcistufa di sentirmi maltrattata. E io sono arcistufo di sentire le vostre chiacchiere. Tu sei un arci buffone, per esempio. E un arci maleducato. L'arcivescovo di Cansanti Nord, l'arcivescovo Oscova. C'è poco da fare. Ogni Adamo inguaiato sarà da Eva, 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 Eva.